Ben ritrovati sul canale d'Animaggio dal vostro Bruno Longhi. Siamo qua con la ricostruzione dell'ottavo di Coppa Italia tra Juventus e Genoa. Nel pomeriggio la Roma è stata incredibilmente eliminata dal Torino e la Juventus dunque ai quarti affronterà il 3 gennaio 2018 il Torino in un derby della Mole ai quarti di finale. Nel Genoa, allora, le formazioni sono tutte aggiornate, però nel Genoa manca Pellegri perché è un giocatore che manca proprio in FIFA 18, anche con l'ultimo aggiornamento purtroppo Pellegri non c'è. Faremo poi entrare Giuseppe Rossi e anche Ricci nel Genoa, poi anche faremo i dovuti cambi per quanto riguarda la squadra ovviamente di Allegri. Una Juventus che è scesa in campo con un 4-3-3, il Genoa con il 3-5-1-1. Vi ricordo che la Juve ha vinto appunto 2-0, gol di Dybala al 42esimo del primo tempo, Higuain al 31esimo del secondo tempo, Higuain che era subentrato a Douglas Costa al 16esimo. Andiamo a vedere le formazioni di questo Juventus-Genoa. Szczęsny, Lichtsteiner, Rugani, Barzagli, Asamoah, Bentancur, Marchisio, Sturaro, Bernardeschi, Douglas Costa, Dybala. Questa è la Juventus mandata in campo da Massimiliano Allegri. Vediamo invece come era sceso in campo ieri il Genoa. Lamanna, Biraschi, Rossettini, Gentiletti, Lazovic, Coffi, Brlek, Centurion, Galabinov, Omeonga e Laxalt. Brlek è impronunciabile, non sappiamo bene come si pronuncia. Attenzione, inizia questa nostra ricostruzione tra Juventus e Genoa, ottavo di Coppa Italia. Vi ricordo che la Juventus la seguiamo anche per quanto riguarda le ricostruzioni, non soltanto in Champions e in campionato, ma anche in Coppa Italia. Lichtsteiner, Marchisio, Barzagli, Asamoah. Intanto scusate ragazzi, ma non abbiamo selezionato, scusate, dovevamo tornare, per questo l'abbiamo usato per poter fare la formazione al Genoa, che altrimenti sarebbe stata diversa. Nonostante l'aggiornamento live di FIFA 18, vi ricordo che appunto l'unico giocatore che manca è appunto Pellegri, che non è disponibile proprio nel gioco. Attenzione dunque, siamo al 35esimo minuto, proviamo subito a fare gol con Dybala, vediamo se ci riusciamo. Attenzione, pallone buono per Bentancur, che lo tocca dentro a favore di Bernardeschi, adesso c'è Dybala, attenzione Dybala, deve provare a girarsi lui, attenzione Dybala, fa tutto da solo, Dybala! Subito! Il gol arriva al 37esimo, qualche minuto prima del gol reale che era arrivato invece al 42esimo minuto. Gol, 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 il vantaggio di Dybala, Juventus 1, Genoa 0, nello stesso angolo in cui Dybala ha battuto la manna nella realtà, scivolando tra l'altro dopo aver calciato nella realtà, qua invece il tiro è veramente ancora più forte e in più Dybala non cade per terra al momento del tiro ovviamente. 1-0 per la Juventus, adesso andiamo verso la fine di questo primo tempo e poi faremo i dovuti cambi sia per quanto riguarda la Juve che per quanto riguarda il Genoa, per poi poter andare tranquilli al secondo tempo e cercare il gol con Gonzalo Higuain. Il pallone per Barzagli che lo gira a Rugani, Lichtsteiner che torna addirittura da Szczęsny, che sta sostituendo in questi giorni Buffon in queste ultime settimane, visto che ha un problema al polpaccio Gigi, e si spera che tornerà presto. Allegri ha detto non si riesce ad allenare come vorrebbe Buffon. Vi ricordo che al Genoa è stato in questa partita assegnato un calcio di rigore nel secondo tempo grazie al VAR, anzi grazie, non grazie al VAR, l'arbitro aveva dato il rigore per un contatto con, intanto è finito il primo tempo, un contatto di Asamoah con un altro giocatore del Genoa, forse proprio con Pellegri, sì era Pellegri, e poi l'arbitro è andato a consultare il VAR, che noi credevamo essere una prerogativa
del campionato, invece usato anche nella Coppa Italia. Praticamente poi l'arbitro ha tolto il rigore al Genoa. Questo è il gol di Dybala, che per il momento sta decidendo la partita. La manna forse l'aveva toccata. Andiamo a fare i dovuti cambi per quanto riguarda la Juventus e per quanto riguarda il Genoa. Dunque, i dovuti cambi sono stati: Lichtsteiner è uscito per lasciare il posto a Chiellini. Poi qua probabilmente c'è stato, esatto, questo cambio con Barzagli a destra. Poi è uscito Bernardeschi ed è entrato Matuidi nella Juventus. E poi probabilmente qui è stato fatto questo cambio, perché poi è uscito anche Douglas Costa, ovviamente, ed è entrato Gonzalo Higuain. Questi cambi di Allegri in questa partita di Coppa Italia. Sì, noi crediamo che abbia giocato così la Juventus nel secondo tempo, anche se forse la formazione era diversa, perché era un 4-3-3, mentre qua il gioco da un 4-2-3-1. Abbiamo lasciato, cioè, ha lasciato la formazione del campionato, anche se poi si può trasformare benissimo anche in un 4-3-3. Andiamo a cambiare i giocatori che sono entrati anche nel Genoa. Nel Genoa è entrato Ricci al posto di Lazovic. Dunque è uscito Lazovic ed è entrato Ricci. E poi Giuseppe Rossi, che è entrato dopo l'ennesimo lungo infortunio, al posto di Galavinov. Questi i due cambi, perché poi manca appunto Pellegri, che però è un giocatore che, come già detto a inizio ricostruzione, sì, era entrato al posto di Centurion, ma appunto è un giocatore che non c'è nell'aggiornamento di FIFA. Almeno nel nostro aggiornamento non c'è. Fateci sapere con un commento se Pellegri c'è come giocatore, ma non credo, perché è un giocatore di quelli praticamente nuovi, inseriti da poco nel gioco. Cioè verrà inserito a breve, io penso. È uno degli ultimi giocatori diventati famosi nell'ultimo periodo, quindi probabilmente per questo che manca in FIFA 18. Comunque, ragazzi, abbiamo fatto i dovuti cambi per quello che c'era possibile fare in questa ricostruzione. Adesso andiamo con il secondo tempo e dobbiamo trovare il gol con Gonzalo Higuain, che adesso è in possesso palla. Il pallone per Dybala, poi Bentancur, Rugani. Vi ricordo che Higuain ha segnato al 31esimo del secondo tempo. Pallone intanto per Matuidi, che lo gira su Asamoah. Poi ancora Matuidi, Dybala, Marchisio, torna indietro a favore di Chiellini, Rugani, Barzagli, Dybala, c'è Dybala, le sue finte, ancora Dybala, tocco fuori, arriva Sturaro, poi ancora Dybala, Higuain, Dybala. Direi che da adesso in poi possiamo provare a segnare con Higuain. Attenzione, Sturaro, palla buona per Matuidi, dentro, Dybala, Gonzalo, Higuain, attenzione Higuain, che però prova a uscire dall'area di rigore, visto che ha calciato da fuori. Attenzione Higuain, prova ad andare da solo con Higuain, attenzione Higuain, va tutto da solo Gonzalo, Gonzalo, Higuain, tiro deviato, calcio d'angolo per la Juve. Siamo nel minutaggio giusto, vediamo se riusciamo a segnare con la Juventus. Palla dentro di Dybala, arriva poi Higuain, che riesce ancora a sottrarre il pallone al difensore del Genoa. Gonzalo, Higuain, tiro deviato, esce la manna, fa suo il pallone. A questo punto dobbiamo segnare per forza di cose, cercare il gol con Gonzalo Higuain. Attenzione, colpo di testa, palla buona, Matuidi, ancora Marchisio che prova a ridarla dentro, ecco Higuain, prova ad andare da solo, Gonzalo Higuain, gol, 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 il raddoppio della Juventus. Juventus in HD, si dice di solito in questi casi, quando sono Dybala e Higuain a risolvere le partite di Allegri. Juventus 2, Genoa 0. Per quanto riguarda appunto la squadra di Massimiliano Allegri, la Juventus quindi raddoppia con Gonzalo
Higuain, gol segnato all'83esimo minuto, quindi qualche minuto dopo rispetto al gol della gara reale. Direi che siamo andati abbastanza bene come ricostruzione, il risultato ormai è acquisito. Vi ricordo ancora il rigore prima concesso e poi tolto grazie al VAR al Genoa per un fallo presunto di Pellegrini. Siamo all'88esimo minuto, il risultato è di 2-0 per la Juventus. Chiellini, Barzagli, Rugani, come sempre in finale di ricostruzione vi ricordiamo di iscrivervi al canale Danimaggio per non perdervi le future live di Daniele. Vi arriverà sempre una notifica, ammesso che YouTube funzioni correttamente, ogni volta che Daniele farà una streaming o ogni volta che Daniele caricherà un qualunque tipo di video, che sia una ricostruzione, un pronostico o appunto qualunque attività del canale, insomma, dovrebbe arrivarvi poi la notifica. La Juventus va ai quarti di finale, battendo il 2-0 il Genoa, affronterà, come già detto, inizio di costruzione il 3 gennaio il Torino nel derby della Mole ai quarti. Il vostro Bruno Longhi vi ringrazia per essere stati qua sul canale Danimaggio. È stato ritrovato anche Dybala in questa gara, che era un po' in crisi ultimamente. Torneremo presto sul canale Danimaggio, rimanete sintonizzati, come già detto prima, iscrivetevi, attivate le notifiche. Noi torneremo prestissimo, un saluto dal vostro Bruno Longhi.